Buongiorno ragazzi, questo non è un video sul calcio giocato, ma è una risposta ad uno che faceva il giornalista, che fa il giornalista, non lo so, che si pettina con l'olio delle scatolette di tonno. Lui mangia il tonno, mette l'olio da parte, non lo filtra nemmeno e tutte le scheggettine di tonno gli vanno nei capelli. Perché ora ci ha rotto i coglioni. Allora, innanzitutto io posso capire che molti tifosi juventini, lui in primis, possa essere rimasto devastato tra i doping, tra calciopoli e tutto quello che è successo a quella squadra lì di Torino che è stata mandata in Serie B e che tra l'altro, cioè, noi siamo visti male al di fuori dell'Italia proprio e soprattutto grazie a tutte le magagne che fanno loro, perché ricordo che nei tribunali ci sono loro, non ci siamo noi. Non per nulla, ultima sentenza di Calciopoli, il Consiglio di Stato li ha condannati a pagare le spese legali alla FIGC e all'Inter. Detto questo, anche dalle donne, dalla colorazione dei capelli e dal taglio si capiscono tante cose, no? Cioè, l'umore spesso rispecchia anche i capelli, i tagli, i colori e tutto, e già da lì si capiscono tante cose e si capisce anche perché uno possa delirare così tanto, perché poi alla fine la situazione finanziaria dell'Inter, perché ho visto che ci copia spesso quello che diciamo noi sulla situazione finanziaria dell'Inter, ma quella era un'informazione gratis che noi volevamo dare ai tifosi dell'Inter, però tutto ha un limite, se poi le notizie che diamo noi con dei professionisti vengono strumentalizzate e ci vengono vomitate contro solo perché uno si riempie d'olio di tonno i capelli, non va bene, capito? Perché la situazione finanziaria dell'Inter, debiti ed impegni finanziari, è nota a tutti. L'Inter non sta andando contro nessuna legge, cioè gli impegni finanziari, ascoltate bene, gli impegni finanziari dell'Inter, compresi i debiti, sono sotto controllo, controllati proprio dagli organi di controllo che hanno certificato la situazione dell'Inter, FIGC e la stessa società. Quindi l'Inter non sta facendo nulla, non sta ingannando nessuno, non sta andando contro legge. All'Inter gli è consentito fare questo, come è consentito farlo a tantissime altre squadre indebitate. Se poi mi dici non si possono fare aumenti di capitale, si sta andando avanti a prestiti, quello è un altro discorso, ma l'Inter, a differenza vostra, non è nei tribunali. L'Inter non sta facendo nulla contro la legge. A te che ci copi i debiti 1 milione e 2, 1 milione e 3, 1 milione e 4. Noi non stiamo andando contro legge. Per quello che riguarda i signori, soprattutto a olio di tonno, va bene? Visto che te dici che la Juve è di qui, la Juve è pulita, la Juve non ha mai fatto nulla, la Juve è stata condannata in sede penale sempre e comunque la Juve è sempre stata condannata in sede penale con condanna a calciopoli, primo, secondo e terzo grado. Condannata alla giustizia sportiva, il versante doping. E il reato di doping si è estinto perché è andato in prescrizione, non perché non siete stati ritenuti colpevoli, perché la prescrizione c'è stata perché è passato talmente tanto tempo e poi dopo lo Stato non è più interessato a punire il reato, diciamo, ma la Juventus è stata ritenuta nel diritto e nei fatti colpevole anche nel discorso del doping, cioè gli è stata accertata la responsabilità per l'utilizzo di medicinali in modalità off-label e per l'utilizzo di corticosteroidi. Ma di cosa state ragionando? Ma di cosa ragioni te? Ciuffo al vento così. Ma te non te sei l'ultimo che te non dovresti proprio nemmeno nominarla l'Inter. Te non dovresti nemmeno te prima di parlare l'Inter ti dovresti fare degli sciacqui o la varina te. Ritornando a Calciopoli, poi tra versante sportivo, amministrativo e giudiziario, è stata condannata 30 volte su 30 la Juventus. Ma di cosa ragioni? Possa il fiasco del vino che ti fa male? Siete stati condannati 30 volte su 30, 30 processi, 30 condanne. Ma di cosa ragioni te? Ma di cosa ragioni?
30 processi, 30 condanne tra club, ex dirigenti ed ex responsabili del club. Siamo arrivati, cioè sono talmente umiliati che ormai ragionano solo da perdenti, si attaccano agli arbitri, si attaccano, non riescono a riconoscere che l'Inter è molto più forte di loro, almeno fino ad oggi, poi dopo lo vedremo alla fine, perché in un campionato di calcio fisico come la Serie A, perché la Serie A sicuramente non è più il campionato di 20 anni fa, ma a livello tattico, soprattutto a livello tattico è ancora il primo campionato del mondo, ma anche a livello fisico, attenzione, perché anche in Serie A si corre tantissimo, una squadra, questi ragionano dopo tutto quello che hanno fatto, cioè dopo tutto quello che hanno fatto, una squadra che specula, sto parlando della Juventus, sull'avversario e che gioca 80 minuti nella propria area, non ha ricevuto un rigore contro, ed è una vergogna, perché gli avrebbero dovuto fischiare 5-6 rigori contro questi qui. Rigore contro il Bologna, quello, e fai pugile dietro. Ma di cosa stai ragionando te? Ci siete voi nei tribunali, le condanne ce l'avete voi, non ce l'abbiamo noi. Siete inferiori ormai, non siete, voi non sapete, quelle poche cose avete vinto con gli aiuti, non ve le sapete nemmeno godere, vi segnate 50 scudetti, ma quale 50 scudetti? È come il bambino si sveglia, mio figlio si sveglia, babbo, non ce ne abbiamo 19, ho deciso ce ne abbiamo 35, voi avete fatto uguale. Le plusvalenze, a proposito, c'è un mio amico che si vuole laureare, ma non ha tempo per studiare, perché sta lavorando, lavora in McDonald's. Ce lo date il numero della professoressa di Suarez, per piacere. Ciao Inter. Bel taglio comunque, complimenti.